In un punto non ben preciso, fra il pianeta Terra e il pianeta Marte, lungo un'orbita ellittica, si muove una teiera di porcellana, talmente piccola che non è possibile osservarla con nessuno dei telescopi disponibili sulla Terra, e molto probabilmente con nessuno di quelli che si potranno produrre per molto tempo. È molto piccola, ma c'è. Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the Road! Oggi vi parlo di Jacqueline Glenn. È una youtuber che sul suo canale parla di argomenti che riguardano il sociale e di ateismo. È un canale molto interessante sull'argomento ateismo e mi lascia molto riflettere il fatto che sia un canale americano. Mi lascia molto riflettere per due motivi. Il primo è la cultura religiosa che esiste in America, una nazione che porta scritto sui propri dollari, sulle proprie banconote, confidiamo in Dio, eppure una nazione in cui il dibattito sull'ateismo è comunque molto sentito. Tutto il contrario, almeno da quello che sono riuscito a trovare, che in Italia, dove il dibattito sull'ateismo c'è, cerca di radicarsi, ma è purtroppo molto limitato in alcune cose, e molto zittito in molte altre. Oggi vi parlerò di ateismo, e lo farò in realtà non solo oggi, seguirà una serie di vlog durante l'estate nei quali vi parlerò di ateismo e religione, perché è un argomento che trovo che sia molto interessante e comunque da approfondire, per vari motivi. Uno dei motivi è quello che sono ateo, e non sono ateo perché lo sto dichiarando così, perché lo sto dicendo perché è facile dire a parole «sono ateo», ma perché ho radicato, fondamentalmente, una scelta di coscienza molto profonda nella mia vita. Ma di questo vi parlerò più avanti. Per il momento torniamo a parlare di Jacqueline e del suo canale YouTube. È una persona molto simpatica e, con un solo difetto, parla un inglese estremamente veloce, quindi obiettivamente bisogna avere un po' di pratica con la lingua inglese per riuscire a comprendere l'argomento, ma l'argomento, gli argomenti che tratta sono molto interessanti. Per questo io innanzitutto vi segnalo tre video che vi metto su doobly-doo assieme al link sul canale, e poi un quarto video che sarà la pista di lancio verso l'argomento del giorno. Il primo video che vi segnalo è «Ateismo e politica. Quanto possa influire la scelta religiosa nella politica e quali sono i, tra virgolette, problemi, quello che viene visto, come viene visto, come verrebbe visto un politico eventualmente ateo». È un video che è uscito poco dopo il giuramento di un politico pastafariano che ha giurato con lo scolapasta in testa, ma di questo vi parlerò in un altro vlog. Comunque, primo video, ateismo e politica. Secondo video che vi metto su doobly-doo, gli atei sono estremisti, che è una cosa che mi farebbe ridere tantissimo, guardando soprattutto da quale pulpito viene la predica, e considerando che l'estremismo religioso ha fatto in passato, sta facendo nel presente e farà nel futuro un sacco di danni. Ed è un dato di fatto. Ma che vengano definiti estremisti gli atei? Guardate il video sul il secondo video sul doobly-doo. E restando sull'argomento di rispetto interreligioso e rispetto verso chi ha scelto di non avere una religione, Jacqueline lancia un messaggio dal cuore, ma un messaggio anche serio e importante,
ed è un messaggio ai cristiani da parte di un'atea, che è il terzo video che metto sul doobly-doo. A questo punto vi segnalo un video sul doobly-doo, che è i 7 miti sull'ateismo. Vi consiglio di guardarlo con calma e con interesse, adesso ve ne parlerò un po'. Alcune cose osservo che sono dei miti da sfatare, sono dei miti che obiettivamente noto che in certi casi sono tipicamente americani. In Europa non ho mai sentito, oppure ho sentito molto limitatamente, queste cose, che invece in alcuni di questi punti sembrano essere molto diffusi negli Stati Uniti. Ora, è questo il mio video che mi fa da rampa di lancio per l'argomento del giorno. Oggi, come dicevo, parlerò brevemente di ateismo, e lo farò analizzando i 7 miti che Jacqueline elenca nel video che trovate sul doobly-doo. Trovate anche il link al canale, guardate i suoi video, sono molto interessanti, si parla di politica, di omosessualità, è un canale che merita, è una persona veramente preparata, e iscrivetevi al suo canale, è tutto sul doobly-doo, dai! A questo punto, dicevo, vediamo questi 7 miti. Anzitutto, chiariamo un punto. Come ateo, come agnostico razionalista, come molti atei, come molti agnostici, come molti razionalisti, come molti non credenti, noi non è che non crediamo in Dio, noi crediamo che Dio non esista. C'è una grande differenza, è importante, ed è una delle prime cose che mette in evidenza Jacqueline, ed è una delle cose che metto in evidenza anche io. Fatevene una ragione. Se siete cristiani, voi credete determinate cose, una delle cose che credete è nell'esistenza di Dio, l'ateo non crede nell'esistenza di Dio. Non c'è un'interpretazione da dare, è un dato di fatto. Questa è la situazione degli atei. Secondo punto. Gli atei odiano Dio, e gli atei odiano i cristiani. Faccio come Jacqueline, mi leggo innanzitutto al primo punto. Io non credo che Dio esista, ergo non posso odiare Dio. Non posso odiare una cosa che ritengo non esista. Secondo punto della frase, odiare i cristiani. Io ho pieno e assoluto rispetto per le scelte di coscienza degli altri, a condizione che gli altri, come avviene per tutte le libertà, abbiano pieno rispetto della mia scelta di coscienza. Ho pieno rispetto, per esempio, dei cristiani, nel caso italiano soprattutto dei cattolici. Io sono stato presente a moltissimi matrimoni, funerali, battesimi, cresime e via discorrendo, ma sono stato anche a riti celebrati dai Testimoni di Geova, riti celebrati dagli Evangelisti, riti celebrati dai Battisti, e non solo, perché ho rispetto per la scelta che fanno gli altri. Mi aspetto, quantomeno il minimo, lo stesso rispetto dalle scelte che ho fatto io, come minimo. Ragion per cui, quando io parlo di ateismo, quando io esprimo i concetti dell'ateismo, io non esprimo concetti contro le persone, io esprimo concetti principalmente contro la religione. Chi la pratica, io sono contrario alla religione per una serie di motivi, non a chi pratica la religione. Chi decide di praticare la religione e lo fa con coscienza, ben venga! Terzo punto, i termini agnostico e ateo sono uno all'antitesi dell'altro. No. Un agnostico può essere anche ateo, tranquillamente. Un agnostico può credere nell'esistenza di Dio, ma che Dio non abbia influssi sulla Terra, può non credere nell'esistenza di Dio. Comunque, i due concetti non sono opposti, possono essere correlati.
4. Gli atei non hanno valori morali. E mi levo gli occhiali. Gli atei non hanno valori morali. Sono un volontario di protezione civile. Ritengo di sapere abbastanza bene che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, non solo perché me lo dice la legge, che l'omicidio è sbagliato, che lo stupro è sbagliato, ma perché ho abbastanza cervello da poter decidere liberamente che cosa è giusto o sbagliato, senza bisogno che mi venga imposto dall'alto, basandomi su un libro di testo antico, più o meno antico, e con dei concetti che in quel libro di testo vanno anche contro quella che dovrebbe essere la normale moralità. Jacqueline ci ricorda che per un ateo l'omicidio è sbagliato, perché danneggia questa vita, perché danneggia la vita in questo momento. E per un cristiano dopo l'omicidio magari c'è il pentimento, e può essere sincero, però scusate, ma che moralità è? 5. Gli atei non possono apprezzare le meraviglie della natura. E perché mai? Ma quando tu guardi negli occhi di un bambino non vedi la potenza e la grazia di Dio che ha creato? Che ha creato che? Io posso apprezzare ancor di più la natura, quindi tutto perché sono parte di esso. Secondo, perché credo nella conclusione della vita. Credo che non ci sia una vita dopo la morte, ragion per cui questa vita la voglio vivere nella sua pienezza, nella sua interezza, non nell'attesa di una presunta vita eterna a cui non credo, che non credo che esista. Gli atei sono invidiosi delle persone felici, perché gli atei sono sempre pessimisti e negativi, che è un punto che viene fuori principalmente osservando come gli atei, e mettono in evidenza quando si parla dell'argomento religioso e delle scelte di coscienza degli atei, si mettono in evidenza i punti errati, i punti che si ritengono errati della religione. E questo viene visto come una sorta di pessimismo. Però scusate, qualsiasi attivista su qualsiasi argomento, mettiamo da parte per un momento la religione, parliamo degli attivisti, non so, dell'inquinamento industriale, visto che sto passando alla vostra destra, c'è la zona industriale. Parliamo di inquinamento. Un attivista che parla di inquinamento, che ce l'ha con le fabbriche che inquinano, metterà in evidenza principalmente i veleni gettati nell'atmosfera, gettati nel mare, gettati nella terra e via discorrendo. Perché è normale, l'argomento di discussione per l'attivista è evidenziare i punti negativi, perché vuole trovare una soluzione ai punti negativi. Se una cosa funziona, lo dicono i sistemisti anche, se non è rotto non puoi aggiustarlo. Quindi se una cosa funziona, perché bisognerebbe trovare una soluzione? La soluzione si deve trovare se una cosa non funziona. Ecco anche il punto per cui vengono evidenziate le cose negative. 7. Punto, molto americano: sei ateo per ragioni politiche. E si riallaccia ateismo e politica. Non si è atei per moda. Almeno non lo so, io non sono ateo per moda. Anche perché, come ho detto, la mia scelta è molto radicata e una cosa complessa, vi spiegherò nel tempo, vi spiegherò nei prossimi vlog. E la scelta di essere ateo è una scelta che ha a che fare con la propria coscienza, con la propria moralità, con i propri principi morali,
soprattutto quando questi principi morali vanno a scontrarsi con i principi religiosi. Non voglio allungare troppo il brodo di questo vlog, per cui vi rinvio a domenica prossima. Comunque, domenica prossima approfondirò il discorso parlandovi un po' della mia coscienza e parlandovi della teiera di Russell, di cui vi ho parlato all'inizio. Per cui, per oggi è tutto, grazie per avermi seguito. Se questo video vi è piaciuto, fate pollice in alto, fatemi sapere che vi è piaciuto. Potete commentare nello spazio sui commenti, oppure come sempre su Meme o Twitter, hashtag DDVOTR. Potete condividere questo video con gli amici, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere che cosa pensate dell'argomento, perché sono molto curioso. Ragazzi, questo è tutto. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo domenica prossima!